la domanda. Per dire la verità, non ci pensavo da ragazzo di fare il docente. Faccio l'insegnante di italiano e storia. Ho scelto questo lavoro perché credo nella trasmissione della conoscenza. Dall'età di 5 anni fino adesso, la passione per la cucina. Fin da piccolo comunque piaceva cucinare. L'ambito culinario mi ha sempre appassionato. Quando guardavo mia nonna cucinare mi piaceva, allora lì ho cominciato ad avere la passione per la cucina. La materia che mi piace di più in questo momento è ricevimento, mentre la materia che mi piace di meno è matematica, perché non riesco bene e perché secondo me non ha tanta utilità. Cucina perché ne sono appassionato ed è per questo motivo che ho scelto questa scuola. Invece la materia che mi è piaciuto di meno è sicuramente spagnolo, perché non mi piacciono le lingue, non mi piace imparare le lingue e soprattutto non ne sono portato. Le mie materie preferite sono cucina e scienze dell'alimentazione. Mi piace uscire con gli amici, mi piace ascoltare la musica e andare fuori la sera. Gioco a calcio. Certe volte cucino, ovvio, però di solito esco con gli amici, studio poco e gioco a calcio. A casa io cucino pochissimo, anche perché non riesco, mi sembra tutto piccolo, mi sembra la cucina della Barbie. Impiego il mio tempo, oltre che nel lavoro, in hobby sportivi. Sono alla tastiera, quindi sono un musicista. Io e il mio migliore amico stiamo infatti cercando di formare un gruppo per poi andare continuare su questa strada. Sicuramente piacevolezza, in primis, poi il riconoscimento sociale, poi la retribuzione. Allora, il riconoscimento sociale e la piacevolezza secondo me sono sullo stesso piano, e poi vabbè la retribuzione. Allora, per primo piacevolezza del lavoro, per secondo retribuzione e per terza riconoscimento sociale. Metterei per primo il riconoscimento sociale, poi metterei la retribuzione e infine la piacevolezza del lavoro. Purtroppo il riconoscimento sociale in Italia non è il massimo. La retribuzione, ripeto, sì, secondo me bisogna vedere la retribuzione proprio del cielo. Il tempo va contro le mie idee, no? La società. Si dovrebbe vedere dopo i 25 anni, io dovrebbe investire tantissimo nei primi 7-10 anni di professione in quello che imparare e poca retribuzione, però giustamente bisogna anche vivere e mangiare. Mi piacerebbe tanto ragionare con calma, dovrei farlo più spesso, però spesso le situazioni, le culture, i tagli sono talmente veloci che devo spesso decidere nell'immediato. Dipende dalla situazione, perché comunque vabbè, bisognerebbe provare entrambe le cose. Cioè, in questo modo puoi imparare benissimo a prendere una decisione al momento, oppure comunque rifletterci e prendere magari la decisione più giusta. Tutte e due, perché un lavoro, soprattutto nell'ambito culinario, deve essere sia preciso che creativo, perché comunque la cucina è come un'arte, e quindi in un piatto, il tuo piatto è la tua tela e il cibo che stai usando sono i colori, e quindi puoi utilizzare questi colori per creare qualcosa di spettacolare. Mi piace tanto l'ordine, ma sono una persona molto disordinata. Poi sono creativa, ma allo stesso tempo mi piace la precisione. Preferisco sicuramente l'ordine, perché nell'ordine mi sento più organizzato e trovo le mie cose, eccetera. E comunque in una cucina bisogna essere ordinati, però io sono un ragazzo abbastanza disordinato. Secondo me i due aspetti si devono sempre compenetrare. Ancora di preciso non lo so, però comunque qualcosa nell'ambito alberghiero e comunque alla reception e negli alberghi. Beh, sicuramente vorrei aprire un ristorante, ma inizialmente fare diversi stage comunque per fare esperienza, lavorare in dei bei posti, in dei bei ristoranti, e il mio obiettivo in realtà sarebbe quello di lavorare in una barca da crociera. Vorrei fare lo chef in alcuni ristoranti. Vorrei diventare uno chef. Ciao, sono Vinta, frequento l'Istituto Alberghiero Vespucci di Milano ed è caratterizzato dal fatto che sia un istituto conosciuto e che ci siano diverse opportunità di lavoro. La Fondazione Franceschi ci
ci ha dato la possibilità di trattare diversi argomenti come il diritto al lavoro, le nostre attitudini. Ci è stato presentato dal professor Baccani, che inizialmente lui ha iniziato ad esporci quali sono le differenze fra attitudini e competenze. Abbiamo avuto anche la possibilità di fare delle interviste a docenti e a compagni, appunto analizzando e definendo le persone analitiche o sistemiche. E abbiamo trovato grandi utilità nel conoscere il mondo meglio, il mondo del lavoro. Per noi è stato molto utile lavorare in gruppo per il fatto di poter ragionare con più menti e unire diverse opinioni. Siamo anche riusciti a riflettere sul futuro che ci aspetta, sia dall'ambito lavorativo sia dall'ambito personale, e anche grazie ad alcune domande che ci sono state poste dal professore. Siamo stati soddisfatti di questo progetto che ci ha permesso di capire di aver fatto la scelta giusta. Nome e cognome. Luca Broiani. Alza più la voce. Ok. Allora, lascialo pure. Toglilo pure. Toglilo, sì, sì. Ok, bravo. Perfetto. Ma ti prego, cacciare parte 2. Ok, che sembrano quei prigionieri. Uguale. Voglio rifare questo pezzo. Sì, sì, sì. E tutto alla sperendina. Grazie. Ma me l'ha già fatta questa qua? L'ho fatta, sì. L'hai fatta? Sì. Ah, scusa. Ok, va bene. Finito. Ha finito. Dai.